Non c'è proprio alcun motivo di domandarsi se le donne siano adatte alla politica. Il dibattito si concentra piuttosto sul chiedersi se la politica si adatta alle donne. E le ragioni sembrano essere essenzialmente di tre tipi: l'incompatibilità di una vita attiva con la maternità e con il governo della casa, il fatto che essa comporti un indurimento del carattere femminile, l'inopportunità di creare ulteriore concorrenza già notevolmente soffocante all'interno di qualsiasi impiego professionale o remunerativo. Scriveva così Harriet Taylor nel suo pamphlet La liberazione delle donne e ho detto suo. Non fu subito così, perché questo saggio apparve nel 1851 sulle pagine della Westminster Review e aveva la firma di John Stuart Mill, all'epoca il marito di Harriet Taylor. Solo nel 1858 Mill avrebbe rilevato che l'autrice del saggio era la moglie e questo testo fu pubblicato in maniera autonoma a firma di Mrs. Mill per la prima volta solo nel 1868. C'è da dire che, fatta eccezione per qualche articolo nella rivista Monthly Repository, in vita Harriet Taylor pubblicò poco e ancor meno pubblicò a firma proprio, e tuttavia lesse e commentò tutto quello che John Stuart Mill produsse. Ed è lo stesso Mill che ce lo dice, perché nella sua autobiografia, pubblicata nel 1873, scriverà che Harriet era coautrice di gran parte dei libri e degli articoli che lui aveva pubblicato, sostenendo anche che quando due persone hanno i pensieri e le speculazioni del tutto in comune, per quanto riguarda l'originalità, non importa poi tanto di chi sia la penna. Non c'è dubbio che l'influenza di Harriet Taylor è del tutto evidente in alcune di quelle che sono le più importanti opere di John Stuart Mill, a partire dal saggio sulla soggezione delle donne, poi pensando ai principi di economia politica e a quello che probabilmente è il capolavoro di Mill sulla libertà, saggio che Mill compose nel 1859, a un anno dalla morte di Harriet, e che le dedicò esplicitamente con parole in cui riconosceva il tributo intellettuale che le doveva. Il rapporto fra Harriet Taylor e il marito non fu solo un rapporto speculativo, ma Harriet ebbe anche un'influenza diretta nelle parole che Mill utilizzò, al punto da spingerla a neutralizzare talune espressioni della sua scrittura, che per esempio lo portarono a sostituire i vocabili man e he con person e people. E fu proprio Mill che propose di introdurre queste forme in un emendamento al Reform Act, vale a dire la legge di riforma elettorale che abbassava il censo elettorale in Inghilterra fino a comprendere gran parte delle classi lavoratrici cittadine, che fu approvata nel 1867 dal governo di Israele. Se noi pensiamo a quanto ancora sia sessista il lessico che usiamo tutti i giorni, in special modo il lessico della burocrazia, è evidente l'altezza del pensiero di Harriet Taylor e l'importanza di riprenderne in mano le pagine. Ma allora chiediamoci chi era Harriet Taylor. Ecco, nei pochi minuti di questo video io vorrei ricostruire il ritratto di una delle figure più importanti del femminismo liberale, tra le promotrici del suffragismo, cioè quel movimento femminile per il diritto di voto che sarebbe stato molto attivo a partire dalla seconda metà dell'Ottocento fra Gran Bretagna e Stati Uniti. Nonostante il ruolo intellettuale e politico che Harriet Taylor ebbe per il movimento, ancora oggi non è una pensatrice così nota, e per lo più chi la conosce la individua per l'intenso
rapporto intellettuale affettivo che appunto ebbe con John Stuart Mill. Una scarsa conoscenza dovuta anche al fatto appunto che, come dicevo prima, pubblicò poco e in generale scrisse poco. In fondo è solo del 1998 l'edizione critica dei suoi scritti, e in questa edizione troviamo i suoi interventi di riflessione sulla condizione delle donne e in particolare sulla condizione a cui le donne sono sottoposte nel matrimonio. E allora di nuovo ripongo la domanda: chi era Harriet Taylor e perché i suoi scritti continuano a farci riflettere? Nata a Londra nel 1807 da una famiglia della classe media, Harriet Hardy, questo era il cognome della sua famiglia, si era sposata nel 1826 con John Taylor, che era socio di un'impresa farmaceutica. Dal marito ebbe tre figli e tuttavia il matrimonio naufragò ben presto, perché Harriet scoprì i continui tradimenti del marito e questi la portarono a separarsi nel 1834, ad andare a vivere da sola, anche se formalmente rimase coniugata con Taylor, perché all'epoca il divorzio non era riconosciuto. Intanto nel 1830 aveva conosciuto John Stuart Mill, con il quale subito aveva intrapreso un forte connubio intellettuale, e i due si erano ritrovati uniti da posizioni fortemente critiche nei confronti dell'istituto del matrimonio e della posizione subordinata che nella vita sociale era riservata alle donne. Una linea molto critica che li distingueva sia dai Whigs sia dai Tories, ponendoli in qualche modo in una direttrice che noi oggi potremmo definire di liberalismo progressista. Questo rapporto intenso dal punto di vista intellettuale e politico si arricchì e si trasformò poi, col proseguire degli anni, in una grandissima amicizia e poi in un fortissimo legame d'amore. Infatti il legame con Mill sarebbe durato fino alla morte di Harriet, avvenuta nel 1858, e dobbiamo pensare che per l'epoca questo legame fu un legame scandaloso a causa della rigida morale vittoriana che vigeva allora in Inghilterra, anche se i due andarono a convivere solo dopo la morte del marito di lei, che avvenne nel 1849, e poi si sposarono nel 1851. E allora veniamo al saggio La liberazione delle donne. Fin dagli anni 30, dicevo prima saggio del 51, fin dagli anni 30 Harriet Taylor aveva iniziato a riflettere sulla condizione familiare, politica e giuridica della donna, giungendo alla conclusione che la donna ovunque viveva subordinata al volere degli uomini e, quel che è peggio, accettava tale discriminazione perché la interpretava come una condizione naturale e dunque insuperabile. Ed è evidente che in questa posizione Harriet Taylor riprendeva quello che aveva già sostenuto sul finire del XVIII secolo Mary Wollstonecraft. Simbolico di questa condizione di subordinazione era proprio l'istituto del matrimonio, che impediva alla donna in quanto moglie ogni autonomia civile ed economica. E infatti negli scritti sul matrimonio Harriet scriveva: il matrimonio è l'unico contratto a prevedere quale condizione irrinunciabile che una delle parti destinate a stipularlo rimanga completamente all'oscuro della natura e dei termini del contratto stesso. Ma alla segregazione familiare si aggiungeva anche quella pubblica. Infatti alle donne, notava Harriet, erano riservati solo gli impieghi più umili. Le donne non avevano nessuna possibilità di carriera lavorativa e ancor meno avevano possibilità di avere ruoli politici, perché non avevano il diritto di voto. L'occasione per riflettere in maniera ancora più approfondita su questi temi le venne dalla notizia di una convention per i diritti delle donne che nell'ottobre del 1850 si era tenuta in una cittadina del Massachusetts. Dalla notizia di questa convention per i diritti delle donne nasce La liberazione delle donne. Il titolo rivela molto della posizione di Harriet in questo testo, perché il termine inglese che noi oggi traduciamo con la liberazione è enfranchisement, letteralmente affrancamento, lo stesso termine che si utilizza per indicare il moto di liberazione degli schiavi afroamericani. E allora chiediamoci:
ma che, da che cosa bisognava affrancare, liberare le donne? Per Ariete non ci sono dubbi, ciò che va liberato sono le energie femminili, scrive infatti Taylor. Noi neghiamo il diritto di qualsiasi componente o di qualsiasi individuo della specie umana di decidere per le altre componenti o per gli altri individui in cosa consista o non consista la loro sfera d'azione propria. La sfera d'azione propria di ogni essere umano è la più ampia e elevata che riesca a conquistare e non la si può determinare se non con una completa libertà di scelta. Dunque, per Harriet Taylor, i diritti delle donne sono i diritti umani, che ogni individuo fonda sulla libertà di scelta del proprio percorso di vita. E qui abbiamo un'evidente ripresa delle posizioni dell'illuminismo radicale e un'assunzione totale, piena, di quella universalità dei diritti che tutte le dichiarazioni avevano proclamato. Insomma, quello che ci dice Harriet Taylor è che il tutti delle dichiarazioni doveva essere realmente un tutti, uomini e donne. E questo significa allora che la condizione di asservimento e inferiorità delle donne non è dovuta alla natura, ma è dovuta all'esercizio del dominio e a condizioni storicamente e culturalmente determinate. Ma allora come affrancarsi da queste condizioni? Se nell'analisi dei motivi della subordinazione delle donne non troviamo differenza fra le posizioni che Taylor tiene in questo testo e quelle successive di Mill nel testo La soggezione delle donne, che Mill pubblicherà nel 1869 e che avrà molto più successo di questo pamphlet e che sarebbe divenuto il testo chiave fondante del femminismo liberale, è invece sui modi di uscire da questa condizione di asservimento che i due divergono, e allora emerge a questo punto tutta la radicalità della posizione di Harriet Taylor. Infatti, a differenza del marito, che continua a pensare che nella decisione per il matrimonio ci sia nella donna in qualche modo la scelta della direzione di una casa e la cura di una famiglia come scopo del principale delle sue occupazioni, invece Harriet ritiene che la liberazione delle donne sarà possibile solo se si realizzerà anche la liberazione dagli impegni e dagli obblighi familiari che gravano solo sulla donna. Dunque, la liberazione delle donne può avvenire solo se le donne saranno in tutto pari agli uomini, indipendenti sia nel mondo degli affari, sia nel mondo delle istituzioni, sia all'interno della famiglia. Ed è dunque sulla base di questo radicale cambiamento di rappresentazione, possiamo dire, della figura della donna nella società, che Taylor può proporre di conseguenza tutta una serie di trasformazioni e aperture di possibilità necessarie per realizzare questa nuova condizione. Quali sono le trasformazioni necessarie, le possibilità che devono esserci per le donne? Le donne devono avere accesso all'educazione di base e a quella universitaria. Le donne devono avere accesso alle professioni e alle istituzioni mediche, legali, religiose. Le donne devono poter partecipare in modo paritario alle strutture politiche e amministrative locali e nazionali. Dunque devono ottenere il riconoscimento del diritto di voto attivo e passivo. Le donne devono avere inoltre la possibilità di intraprendere iniziative economiche e imprenditoriali alla pari degli uomini, condividendone rischi e guadagni. Clamoroso. Se ci pensiamo, ancora clamoroso in tempi come i nostri, in cui drammaticamente l'occupazione femminile è ancora molto ridotta e in cui sono le donne, ancora una volta, a pagare duramente la crisi economica. E allora credo che valga di nuovo la pena di leggere un passaggio dello scritto di Harriet Taylor a proposito delle resistenze che ci sono nella società alla piena entrata delle donne nel mondo del lavoro. Lo scenario ritenuto peggiore, molto peggiore di quanto sia realisticamente destinato a verificarsi, è quello in cui se le donne dovessero davvero competere con gli uomini, un uomo e una donna messi assieme non guadagnerebbero più di quanto oggi non guadagna un uomo da solo. Formuliamo pure questa ipotesi, la più sfavorevole tra quelle possibili. Ebbene, il reddito dei due coniugi rimarrebbe identico a prima, ma la donna verrebbe elevata dalla condizione di serva a quella di collaboratrice su base paritaria.
Anche se ogni donna, per come stanno le cose adesso, dovesse aver bisogno del supporto di un uomo, sarebbe infinitamente preferibile che parte del reddito venisse guadagnato dalla donna, malgrado la somma totale non risultasse di molto accresciuta da ciò, piuttosto che essere costretta a mettersi da parte in modo da far sì che gli uomini siano i soli a guadagnare e a distribuire ciò che guadagnano. Capiamo bene perché, pur se da questo testo ci separano 170 anni, questo testo è un classico, perché i problemi che pone continuano a essere, pur nelle mutate condizioni nostre. Perché porsi la questione dei diritti delle donne significava ancora una volta mettere in discussione l'intera teoria dei diritti, interrogandosi sui concetti di essere umano e di umanità, sul rapporto fra i sessi e sul rapporto complesso, complessissimo fra sesso e diritto. La questione su cui Harriet Taylor riflette e lotta è la questione di disuguaglianza di genere nel diritto e nelle istituzioni, nella politica, nei mondi della società, nei mondi del lavoro e possiamo dire in generale nell'immaginario. Una questione che Harriet Taylor legge come problema centrale, problema che deve essere condiviso, cioè che riguarda le donne e gli uomini. Nel 2014 una giovane scrittrice nigeriana, chiama Amanda Ngozi Adichie, ha scritto: "Dovremmo essere tutti femministi". Beh, io credo che Harriet Taylor avrebbe sottoscritto questo programma.